Sappiamo tutti che la nostra vita dispone di un tempo limitato, ma non sappiamo quanto limitato. È meglio non sapere quando moriremo? O un conto alla rovescia ci aiuterebbe tutti a condurre una vita più felice ed appagante? E se sapessi esattamente quando morirai, cosa cambieresti del tuo stile di vita? Questo è... Cosa succederebbe se conoscessi la data della tua morte? Non è un argomento allegro. Parlarne non piace a molte persone. A molti non piace neanche pensarci. E altri ci scherzano sopra. Ma questo non rende le cose più semplici? La morte. Ecco, ho pronunciato quella parola. La morte spaventa, ma suscita anche la nostra curiosità. Tutti sappiamo che dobbiamo andarcene un giorno, ma non sappiamo dove e quando. Queste incognite sono fonte di molta ansia, ma è giusto che sia così? E se conoscere la data e l'ora della nostra morte ci aiutasse, come dire, a riposare in pace? Nonostante molte persone in tutto il mondo soffrano di tanatofobia, un termine specifico per indicare la fobia della morte, ci sono diversi fattori ragionevoli che ci inducono a pensare che sapere la data della nostra morte è meglio che non saperla. Sono state condotte una serie di ricerche, durante le quali gli psicologi hanno chiesto ad alcune persone con malattie terminali e ad alcuni detenuti nel braccio della morte di riflettere sulla vita, sapendo che la loro sarebbe presto conclusa. Dopodiché hanno chiesto ad un altro gruppo di persone di immaginare come sarebbe la propria vita se sapessero di dover morire. Questi studi hanno evidenziato come coloro che sapevano di dover morire parlavano più serenamente della vita e della morte rispetto a coloro che avevano probabilmente molto più tempo da vivere. Le persone che non sapevano quando sarebbero morte trovarono più difficile non pensare agli aspetti negativi della morte, come la sensazione di perdita, la mancanza di significato e la rinuncia a tutte le cose che non avrebbero potuto più vedere o fare. Il gruppo di persone che sapeva esattamente quanto tempo gli sarebbe rimasto mostrarono di aver trovato pace nel riflettere sulle esperienze e sui risultati della propria vita. Apprezzarono di più la loro famiglia, gli amici intimi e i ricordi felici che avevano raccolto nel corso della loro vita. Venire a conoscenza della propria morte imminente non sarebbe solo un'opportunità per riflettere, ma per molte persone rappresenterebbe la consapevolezza che dobbiamo davvero vivere tutti la nostra vita al meglio. Se sapessimo che ci resta poco tempo da vivere, affermazioni come «si vive una volta sola» non ci sembrerebbero più così scontate. Saremmo spinti ad usare il nostro tempo in modo più efficiente, facendo le cose che contano di più per noi, dando priorità a quelle della nostra lista dei desideri. Vorresti saltare oltre i confini dello spazio? O tuffarti nell'oceano più profondo? Vorresti vedere quanti più possibili paesi del mondo? Vorresti provare nuovi sapori o emozioni intense che ti facciano tenere ben presente cosa significa essere vivi? O faresti cose più semplici? Forse vorresti trascorrere più tempo con la famiglia e gli amici più cari? Forse diresti a qualcuno speciale quanto sia importante per te? Le reazioni sarebbero infinite e diverse per ogni persona su questo pianeta. Ma devi anche sapere che alcune persone cercherebbero ancora un modo per rimanere in vita oltre il loro tempo limite. Si stima che più di 1000 giovani visitino Hollywood ogni mese per tentare la fortuna di diventare delle star. Molte persone potrebbero considerarla un'idea ingenua o frivola, ma una ricerca dimostra che il desiderio di fama si spinge più in profondità. Coloro che hanno difficoltà ad accettare la propria mortalità trovano conforto nell'idea di diventare famosi e di poter lasciare un'eredità. Il loro nome e la loro celebrità, in questo modo, rimarrebbero in vita anche quando se ne saranno andati. Certamente ci sarebbero anche molte persone che, di fronte alla consapevolezza della loro morte imminente, utilizzerebbero il loro tempo rimasto per sostenere cause importanti ed ispirare un cambiamento positivo. Ma sia che tu scelga di diventare un attivista, una star, un temerario o di entrare in contatto con la natura, la risoluzione più importante è: comincia a vivere. Non hai bisogno di sapere quanto tempo ti rimane da vivere per iniziare a pensare veramente a cosa vuoi fare nella vita. Esci allo scoperto e fallo ora.
Ma se pensi che saperlo ti aiuterebbe, tieni presente che gli scienziati hanno raggiunto dei risultati positivi nel prevedere la probabilità di morte, osservando diversi marcatori nel sangue. E anche l'intelligenza artificiale sta raggiungendo buoni risultati nel determinare la durata della vita. L'idea che un giorno dovremo morire tutti è senza dubbio spaventosa. Ma, come disse Edward Abbey, la paura della morte deriva dalla paura della vita. Chi vive la vita pienamente è pronto a morire in qualsiasi momento. Quindi, inizia a spuntare le voci della tua lista dei desideri. Tieni a mente che l'amore e la gentilezza ti portano lontano. Pensa a come puoi rendere il mondo un posto migliore e affronta la sfida. Sfrutta al massimo il tuo tempo, perché la vita è breve e per quanto spiacevole possa sembrare, non pensi che sia meglio così? Immagina come sarebbe il mondo se nessuno morisse mai. Beh, ma questa è una storia per un altro. Cosa succederebbe se... Ehi, se ti è piaciuto questo episodio, clicca mi piace e non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato e per non perderti il meglio di Cosa succederebbe se...